E eccoci qua con il let's play di Sonic Souls. Salutate il pubblico, cioè. E dite anche chi siete, magari, perché io mi scazzo. Basta un po' sono Naschi e ho un canale DeviantArt. Io sono Zoriad, Binduesa. E tu c'è dal canale DeviantArt? No. Ah, perché devo fare condivisione, cazzo, mi dimentico. Sì, infatti. Allora, come personaggi ci stanno? Dai, Nicola, decidi tu per la prima parte. C'è Modern Sonic, Classic Sonic, Sonic with Gear, Sonic Knight, Sonic Rider, Jet Set Sonic, Sonic Boom, Tails, Knuckles, Amy, Big, Shadow, Rouge, Blaze, Silver, Cream, Metal Sonic, Neo Metal Sonic, Mighty, Charmy, Marine, Vector, Ray, Espio, Dottor Robotnik, Doll Tails, Sonic Rayman, Android Shadow, Miles Pink, Sonic X, Shadow Sonic, Tails No Fly, Creed No Fly e Miles No Fly. Che facciamo? Fai Sonic Knight. Sonic Knight, minchia, all'inizio. Detto. Spero che non devo usare la spada per muovermi, perché fa schifo. Cioè, almeno quando quel che ho visto su YouTube faceva proprio cagare come gameplay quel gioco. Poi magari sono io che sono pessimistico. Cos'era quell'altro Sonic Metal Gear? With Gear. Metal Gear, che cazzo. Gear. Con l'attrezzatura. Penso che sia quello di... Aspetta, ce l'avevo sto gioco, come si chiama? Sonic. Dai, che ce la fai. Sonic... Sonic il Cavaliere Nero, ecco. Sì. Scusa, Daniele, ma sei partito con tre ring all'inizio? Non lo so. Sì. Era partito con tre ring. Sonic il Cavaliere Nero, ce l'hai, Nicola? Cioè. No, non avendo la Wii non posso giocarlo. È vero che l'hai data via. Vabbè, usa il Dolphin, che te ne frega. Dove cazzo è il mouse? Porca puttana. Eccolo. E combatti per trovare il drago? Okay. No, che io voglio abbassare. Uffa, ma sto gioco qua è fatto male. Ma minchia, mi sparisce il mouse, puttana vacca. Il mistero del mouse scomparso. Il mistero del mouse scomparso. Ma perché devo avere sempre questi problemi? No, non voglio chiuderlo via. Ma perché il mouse mi sparisce sto gioco del cazzo? Ma guarda, ma solamente io ho sti pippe di problemi qua. Dannazione. Uffa, che due coglioni. Non so, è un problema proprio di Sonic Knight oppure è un problema proprio del gioco? Ma secondo te è un problema di Sonic? Ma che cazzo dici di questo? Mi hai detto tu che quel che... Io dico le imprecazioni adesso. Magari okay. Non se ne sono accorti quando l'hanno rigiocato. Ok, sparito il mondo. Mica che schifo! Io non taglio niente. Perché quelli che hanno fatto sto gioco qua, visto tutto il caso che mi sta facendo fare, se lo meritano che vedono tutto sto schifo. Proprio è una cosa che si merita. Ecco bene, si è ripreso. Ecco, mostro questa feature anche se non la uso, che uno va qui sopra e può mettere due giocatori. Bello. In split screen. Oh, bene, l'altro chi lo usa? E giocatore 2. In realtà ci può giocare anche in 4, tipo, però, ciao. Se è buona foto trovare una persona. Lo schermo del computer è diviso in 4 parti e un'unica tastiera per giocare in 4. Certo, un'unica tastiera, perché secondo te la gente non usa, non so, quella magica merda chiamata joystick. Io dovevo iniziare sto display, perché sto cazzeggiando in giro? Fammi entrare qui dentro. Ecco, qua il tutorial lo facciamo con Sonic con la spada. Con sto spagnolo che prova a parlare in inglese. È vero, è uno spagnolo che prova a parlare in inglese questo. Perché allontano un po' la telecamera? Ok, va benissimo così. Ma Zoria, tu ci hai mai giocato a Sonic con Blue Blast? Sì, cioè. Ah, è vero. L'unica volta è con te, è stata con te tu. E ce l'avevamo fatta, non mi ricordo. No, ah, okay. Sbaglio. Cioè, i primi livelli sì, però non tutti. No, anche non mi ricordavo. Adesso gioco il Sonic mia persona, così a cazzo. Che brutto. Cioè, vuol dire, è giocabile, ma è brutto lo stesso, ne mettiamo in terza. Come ti troveresti meglio?
in prima persona non ci puoi giocare a Sonic con un platform. Cioè, ok, è possibile, ma è brutto. Si usa la spada, non credo, ma... Ah, con triangolo usi la spada, credo. Sì, ma è una roba bruttissima. Vediamo se funziona. Credo neanche funziona. Ah, sì, funziona, però, cioè, è ingiocabile. Sonic Lost Adventure, che cos'è? Credo sia un altro fanmade, però non c'è, non è che ci abbia giocato così tanto. Ma era in 3D anche quello? Sì, 3D anche quello. Era fatto tipo così? Ma ti girava bene o male? Abbastanza bene, anche se insomma, non posso ricordarmelo molto perché non ci gioco da tempo. Proviamo un attimo a rimetterlo, vediamo un po'. Press X in this box. Ah, ok, questo. X è quadrato, giusto? Sì. Ok. R stick button. Vabbè. Com'è Sonic e Cavaliere Oscuro, Zorial? Carino, sì. Ah, ok. Perché come tutti i giochi di Sonic... No, è più o meno diverso, perché si combatte. Cioè. Minchia, mi è sparito anche a me il mouse adesso. Perché? A causa di questo Sonic Lost Adventure. Ah, comunque, consiglia il tuo canale, Nicola. Perché ci sei. Penso di poterlo consigliare, tanto non... Hai fatto un sacco di video che mi sono piaciuti, tipo quello là del... del gas station, è andato bene. È piaciuto. Sì, lo so, me l'hai già detto. Ti lascio immaginare, tocca. Soltanto che non avendo molto pubblico... Vabbè, ti parti facendo questa pubblicità, dai. Così fai un sacco di visualizzazioni, un sacco di iscritti. Guarda, se dici il nome del tuo canale qui, almeno 3.000 iscritti li fai. Non qui. Anche 4.000, vai. Com'è che ti chiami su YouTube, dai? Il mio canale YouTube si chiama NaskXD, faccio gameplay, commentary con la webcam. E... basta, che altro posso dire? Wow, faccio tante call con Daniele. Perché su YouTube? Eh? No, niente. Tendo, non avendo tanto pubblico, non trovo molta ispirazione per andare avanti. Vabbè, c'hai come pubblico, ahimè. Poi basta. Se fai il tuo video di Gas Station, ti do anche un'altra visualizzazione, dico. Ho preso l'Emerald. Sonic Got Through Tutorial. Sembra che sia scritto Q-torial, ma vabbè. Q-torial. Visto che siamo solamente 8 minuti, ci sta anche un altro livello, vai. Che penso che il primo sia o Green Hill, qualche persona in spazio. No, è un robo di notte, boh, non lo so. Ma te è brutto Sonic con la spada, ma non è che non l'ha giocato quell'altro gioco là. Comunque si parte con tranelli, Nicola. Nel mondo base, qui no. No, è carino questo gioco. L'hai giocato solo in Lost World, Nicola? Lost World no, anche perché non è che abbia sentito tante critiche molto buone. Vabbè, comunque c'è su Steam il caos. Maia. Ma sai cos'è? La gente lo criticava perché era per il Wii U. E diciamo che Wii U viene criticato a prescindere, quindi non è... Quindi ecco perché... Quelle pessime critiche su Sonic Boom. No, quello lì perché è pieno di bug. In parte perché per Wii. Anche se onestamente io l'ho visto un po'... non dico che wow lo comprerei, però non è così brutto. Beh. Aiuto. Come dicevo, io l'avevo già fatto in passato di questo gioco qua, però non me ne frega niente, lo rifaccio perché questa qua è la versione finale, quindi almeno posso completarlo. Con sbaglio ci sono mille più giochi fangame di Sonic che quelli ufficiali. Soprattutto neanche brutti, cioè ci sono più brutti ufficiali che brutti fangame quasi. Cioè, se conti che Sonic Lobo Blast è uscito prima di Sonic Adventure.
Robo Blast prima di Adventure. Sì. Cioè in 3D è uscito prima un gioco fangame che un gioco ufficiale. Esatto. Eh no, perché Sonic Robo Blast è uscito la prima versione nel 98. Adventure è uscito per il Dreamcast, quindi tipo boh, cos'è, 2001, 2000. Andiamo a informarci. Qual è il vostro Sonic preferito? Boh, non lo so io personalmente. Anche credo perché... che sia il primo Adventure, il primo. A me piace anche Generation come sono, il gioco di Sonic. Sì. A me non piace. Sarebbe anche Adventure. A me Adventure, anzi, non tutti Adventure, solamente il 2 non mi piace, l'1 non l'ho mai giocato, quindi non so che dire. Ma perché c'è troppo casino nel 2, un po' di tram, un po' il fatto che non puoi... E c'è Thomas che ride di me. Ciao Thomas. Thomas c'ha un canale YouTube. Meno male che hai detto che ne eravi. Thomas c'ha un canale YouTube, Nicola. Ho fatto una domanda. Quando dicevi lo ignoriamo, intendevi dire continuiamo a farlo notare? Ma cosa? Ho detto solamente due volte il suo nome. In rapida successione. Ho detto solamente il suo nome due volte, non è che ho detto chissà quante cose. Cos'è Chat the Shop? Minchia, come va male il gioco, aspetta. Spero che non sia andato male per tutto il tempo, perché sono due palle. Cacchio, ma va veramente male. Non so veramente di merda. Vabbè, qui finisce la prima parte di Sonic. Questo, ci vediamo alla prossima parte, ciao. Devo dire che, innanzitutto, Sonic è uscito, Sonic Adventure è uscito tra il 1998 e il 1999. Ah, ok. Ma sapete che con grafica minima non va neanche... non è neanche troppo brutto, bene, si gira meglio. Io vedo ugualmente a scatti, un po'. Vabbè, grazie al cazzo. Ovviamente. Non posso dirti come gira. Va un po' malino, devo dire la verità, cioè in OBS più che altro, ma meglio di niente. Comunque, prima di concentrarmi sugli altri giochi di Sonic che non ho, preferisco andare avanti con altre saghe per la Sony. Sonic. Vabbè, la Sony per me dovresti giocare per la Sony, non so, decidi. Volevo avvicinarmi alla saga di Ratchet & Clank. Prendi la trilogy per la PlayStation 3. Probabilmente nel PlayStation Store trovo qualche capitolo. Eh sì, parti dall'1 però, perché sennò... Ma scusa, c'è la PlayStation 4 te, Nicola? No. Ok, no, perché non stava il reboot, dai, remake. Che doveva uscire cos'è tra 10 giorni. Neanche io ce l'ho la PS4 comunque. Forse Zoria tu ce l'hai. No. Poi mi manca anche il primo Jack e il terzo Sly. Ma boh, Sly... cioè è bello, ma... cioè se non hai mai avuto... non hai mai sentito la necessità di giocare al te dopo tutto questo tempo, non fallo. Forse non ti piace così tanto. Perché è tutto il secondo, il secondo e il primo sono diversi tra loro. Sì, il terzo è uguale al tuo. Il primo aveva uno stile di gioco tipo Crash Bandicoot, il secondo non lo so, non avevo mai visto uno stile di gioco del genere. È uguale al 2. Scusa, mi sono confuso. Il 3 è uguale al 2, voglio dire. C'è proprio la stessa cosa. Ho detto che anche il primo Jack è più simile a Crash Bandicoot, poi c'è il secondo e il terzo che sono più GTA. Perché diciamo che Crash Bandicoot ha fatto comunque gli standard al tempo, che se tu non sapevi, se tu non imitavi Crash Bandicoot non andavi da nessuna parte. Poi dopo i tempi sono cambiati e la gente adesso imita solamente COD. Tra poco arriva il momento in cui tutti imiteranno Undertale, quindi pazienta, allora. Comunque la Naughty Dog ha abbastanza giustificato, insomma. Alla fine sono loro i creatori di Crash, no? Sì. Non ti do. Più o meno, cioè quelli che sono rimasti.
quelli che sono rimasti hanno fatto Jack and Dexter con un let's play simile. Sì, e poi dopo tanti anni sono spariti dalla circolazione. E ci hanno fatto un GTA cartunesco. No, e hanno fatto Uncharted, che tipo, però c'hanno 5-6 persone nei classici, quindi credo. Ecco, uno dei quelli che ha fatto Crash Bandicoot ha fatto Sonic Boom. Ah, sì? Mi dirà. Mi dirà Aldo Zoya. Ok, vabbè. Ho preso due vite nel giro di 2 secondi. Ma sti nemici qua dormono. Ah, è abbastanza carino, secondo me. Se non fosse per qualche problema che hai già accusato. No, il problema di prima è che io nel coglione non prendevo Esk. E due. Hai già 12 vite. Non sono accorto adesso. Cosa? Hai già 12 vite. Eh sì, perché sono io che sono bravo, non è che devo fare. È nato un gioco di questo tipo qua, che tipo è stato fatto con Unity, credo, però non è bruttissimo, si chiama Sonic World. Però boh, io non riesco a fare neanche un livello in quel gioco, non so perché. Quindi lascio perdere. Quel gioco mi odia. E più o meno questa ambientazione mi ricorda Green Village. Sì, però era sia side zone di... come cazzo si chiama? Di Heroes. Heroes? Quale stage hai detto? La sia side zone, tipo la sia side hill, non mi ricordo. Vabbè, la prima, non mi ricordo preciso come si chiama, perché boh, Heroes non sono mai andato avanti di 2 livelli più. Perché non mi piaceva troppo. A me non ricorda moltissimo sia side hill, più Green Hill Zone, perché qui... Ma intanto alla fine i livelli 1 di Sonic si sono mirati tutti. Sempre tutti allegri, con i fiorellini soleggiati, con un po' di acqua sotto. Persino Sonic X era così. Certo! Probabilmente che l'acqua era rossa. E il gioco faceva cagare. Ecco, l'unico gioco di Sonic che non c'era all'inizio soleggiato, fiorito così, è Code Shadow. Poi mettiamo anche... Sonic Adventure, che parte, che il primo livello è una spiaggia, quindi non ci sono fiori. Il tuo gioco preferito di Sonic non è la Shadow, allora. Come? Il tuo gioco preferito di Sonic non è la Shadow. Personaggio preferito magari, ma non proprio il gioco preferito. Ah, non è male, dai. Sì, lo so. La gente dice che tutti che fa schifo Shadow. Ma perché qualcuno l'ha mai giocato fino in fondo? Io ho finito qualche finale. Poi mettiamo anche il fatto di Sonic Adventure 2, che la storia di Sonic parte in una città, quella dei cattivi, parte da una colonia militare, quindi niente di fiorellini e cose così. Comunque non è, ma a me non dispiace proprio il gioco di Shadow per la Play 2. E finisce qui questa parte di Sonic Souls, dovete salutare, se no vengo a casa vostra e vi picchio. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao. Ok, ti arrivo.